Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come nuovo amore per San Giovanni. Beccato, così durante una vacanza sulla neve. Il cantante avrebbe già dimenticato Giulia Stabile? Idolo dei giovanissimi, San Giovanni sta vivendo un periodo magico. Prossimo concorrente big alla Kermesse Canora Sanremese. Presentando la canzone Finiscimi, non è la prima volta che partecipa al Festival di Sanremo poiché si rammenti l'anno 2022 con il brano Farfalle. Per non parlare di futuri progetti all'orizzonte quale l'attesissimo evento musicale al Mediolanum Forum a Milano, il 5 ottobre 2024. Una nuova rinascita, dunque, per l'artista, a seguito di quella terribile rottura amorosa. Difatti, una splendida coppia il cantante e la ballerina Giulia Stabile facendo sognare tantissimi fan. Purtroppo, l'idillio è giunto al capolinea pochi mesi fa di cui sono ancora ignoti i motivi anche se l'ex conduttrice di Tu sì che vales ha ammesso che rimarrà il suo primo grande amore. Un 2023 ricco di cambiamenti, anche spiacevoli, per i ragazzi dato il triste epilogo ma entrambi si rivelano ottimisti verso il futuro custodendo, nel frattempo, ricordi bellissimi. Come previamente accennato, per la mascotte di Vita da Carlo II si apre un nuovo capitolo della sua esistenza poiché parrebbe in dolce compagnia con una nuova fiamma. La foto non lascia spazio a dubbi. San Giovanni, nuovo amore dopo Giulia Stabile. Beccato, insieme a lei. San Giovanni e Giulia si sono conosciuti durante Amici 20. Lei vincitrice di quell'edizione. Lui primeggia nel canto, si innamorano ufficializzando il loro sentimento. Tra scatti su Instagram e paparazzate, non passano inosservati rivelandosi così la coppia del momento. Baci, coccole nonché fuga d'amore in Spagna, paese d'origine della ventenne, per festeggiare il primo anniversario. I fan al settimo cielo gli occhi brillano ogni qualvolta li si veda insieme ma la speranza presto affievolita, sopraggiungendo la tristezza. Ormai si sono detti addio e il cantante è pronto per ricominciare proprio accanto a lei. In proposito, una segnalazione è pervenuta alle orecchie dell'esperta di gossip Deianira Marzano, pubblicando la notizia tramite il proprio account social. San Giovanni è in Lapponia con la fidanzata che tiene nascosta da mesi, dichiarandosi single sulle riviste, concludendo, ha già fatto le presentazioni in famiglia. Il volto della giovane è coperto al fine di conservare tuttora la sua privacy. Anche sul profilo dell'artista recentemente rinnovato non si ravvisano scatti compromettenti bensì professionali. Sembrerebbe una relazione seria, dunque, visto il coinvolgimento familiare ma ancora tutto tace. Chissà, probabilmente, l'ex pupillo di Maria De Filippi preferisce aspettare, prima di uscire allo scoperto, magari dopo il Festival di Sanremo. Oltretutto si rammentino alcune indiscrezioni circolate quest'estate riguardanti il presunto flirt del ventenne, dal nome Alessia, con cui avrebbe già inaugurato le prime fughe romantiche, ad esempio il volo in Giappone, come riportato da una precedente segnalazione. A questo punto non ci resta che attendere aggiornamenti e nel caso conferme per maggiore chiarezza.